E dopo i video, portatevi sul Festival Country a cui ho partecipato ieri nella zona di Dragona di Roma, al sud. Oggi torniamo a parlare di, come potete ben vedere, Warhammer, con una piccola novità. Come è successo per Bragi, che a un certo punto ha lasciato le redini a Kella, in questo caso Kella lascia le redini dopo aver, diciamo, assaggiato la potenza del molto difficile e aver perso in quello che comunque sia è un punto di un dungeon veramente ostico per chiunque, perché c'hai comunque quelle correnti di sangue che ti trascinano dal centro e ti fanno un danno allucinante. Quindi penso che tranne che tu non sia super armato in difesa, non gliela fai. È anche in modalità molto difficile, quindi comunque sia. Lascia il suo posto ad Elessa, l'unico, diciamo, elfo, elfa di questo gioco. Categoricamente femmina. Ora non le vedete il volto perché è bello coperto da un cappuccio, però continuiamo con lei dopo aver finito quel dungeon, dopo che il nostro Teclis ci racconta che c'è, diciamo, il vero obiettivo del cattivone di turno è quello di risvegliare il seme distruttivo di non mi ricordo cosa per evocare un demone superiore. Quindi noi siamo qua, dovremmo parlare, fatti mandare da Teclis alla ricerca di Redax. Ora vi faccio, giustamente non ho dato via ancora le cose. Ok, ne approfitto, lo faccio ora. Ok, allora vi faccio vedere, allora, in diretta, diciamo, quelle che sono le sue abilità. Prima di tutto, scocchi una freccia che rimbalza più volte su altri bersagli e rigenera energia. E questa è quella che usa per generare energia. E nel suo caso l'energia non la deve caricare, è già carica e si consuma nel tempo, ovviamente la potete rigenerare. Poi è il tiro elfico multiplo, quando sono tanti ordini di nemici, è perfetto per beccare più bersagli. Poi abbiamo questa è una sorta di lama rotante tipo shuriken che lanciate in linea retta e che rimbalza sulle pareti e ogni volta che becca i nemici fa danni assolutamente devastanti. Questa l'ho appena presa, infatti è un livello 1. E sono effettivamente dei rovi che vengono lanciati in linea retta sul terreno e tutti i nemici che ci passano sopra beccano bei danni. Questo è la capacità di avere un alleato, un Trent, un alberello, anche abbastanza incazzato con la vita. Quando è livello 1 ne evochi uno solo, adesso che è livello 3 ne evoco due, che è comunque meglio. E questa è un'abilità leggendaria, al momento, ad evoco un gruppo di Dryad, cioè Trent più piccolini, che in quel momento mi aiutano per sconfiggere le varie avversità. Queste sono le mie passive. Movimento, ora vi faccio vedere cos'è. Il movimento è quello che faccio con R2, questo. Ogni volta che faccio questo i danni aumentano. Vedete che in basso accanto a energia si genera quel bonus là. Ecco, in quel caso i danni sono aumentati. Ora proseguiamo con la missione. Fatemi aumentare i dialoghi perché mi sa che li avevo abbassati. E infatti mandare dalla mamma a prendere Das. Proprio così, no, abbiamo manco parlato. Ah, proprio mi ha portato qui direttamente. I am hunting bigger prey than you, Asgrim Redax. Here is your chance. Give me the harbinger and I might let you leave this city alive. Sembra la voce di un maschio. Vabbè. Weakling, I should have guessed that southern witch had you caught in her web. She thought she could bend me to her will with her gifts and her honeyed lies. As though I needed the help of a sorceress to win the blood god's favor and lead us of Arkul's horde. In alto potete notare che ci sono un ammasso di topi allucinanti provenienti da quelle due viottole
Spero che siano già decaduti o che non si attivino, sono solo tupini, però insomma sono tantissimi. When Prague fell, I consecrated its streets with the blood of innocents. When the demons gathered to feast, I subjugated them and was exalted in the eyes of Khorne. He gifted me with this axe to bring death and ruin upon the old world. I told the witch that if she stayed in Prague, I would hang her head from my belt. She has gone to the Forest of Knives to seek the champion of Slaanesh. Her pretty lies will serve her well there. So be it, Uthgrim Redaxe. Your days on this world have reached their end. You think I fear death? I offer it freely as a gift to Khorne. Blood Blood for for the the Blood Blood God. God! Ecco. Vai. Noi abbiamo i nostri robini di sangue scarichi, quindi devo attaccarlo con le abilità normali. Urca. Ok. Possiamo cominciare, grazie. Allora. Aia. Minchia, ha fatto malissimo. Minchia, poi il fatto che lei non riesce a... Ok. Inoltre c'ha sti problemi. Vabbè, non gli ho fatto un cazzo. Ma gli sto facendo qualcosa? No! Ah, quando è in quella forma non gli faccio niente allora. Madonna, ma è così complicato sto boss. Urca. Ma mi fa un danno allucinante ogni volta. Non c'è un modo. Ah, sì. Oh. Ok, infatti diciamo... Che cazzo è successo? Ah, devo attaccarlo per forza qua? Mamma mia. Ah, si stanno... che cazzo! A te pare, oh. Ok. Dai, ricaricati. Ok. Ah, ce n'è rimasto uno, a te pare. No. Te pare che all'ultimo ho dovuto... Ah, fanculo. Ok, e ora sei totalmente mio. Vabbè, muto e voli. Non cambia più niente, ti assicuro. No, che palle, stabilità, non c'è modo per tipo... Sì, no. Bello che poi... Sto coglione, non è che mira bene. Ok, ah, mi sta facendo male. Pure il fuoco, ora c'è... Ah, ora c'è questo danno qua più fuoco. Bello, giustamente. Dai, e muoviti però, non parlare, cazzo. Ma dov'è che si... Ah, così. Capito, zitta.
ho fatto male? Ok, un'altra. Ah, minchia, sempre più. Sempre peggio. Ah, ma qua mi posso riparare? Sì. Poco e niente. Mazza, ma mi stavi aspettando là praticamente. Oh, devi mirare a sto stronzo qua però. Sì, eh? Dai, fatti colpire, bra. Guardi, ha fatto danni. Dai che è morto, su. Oh, fantastico. Oh, manco mi posso muovere. Oh, abbiamo capito, Dryad bassa. La un'onda rossa alta quanto basta a sormergere il mondo intero. L'altra mano si muove da sola e dirige verso il manico instrumento dell'arma. Lest you forfeit your soul. Ash and thorn. What a monstrous thing. Take it away. Grande quercia. Your courage and skill have saved a great many lives, young Asrai. Othgrim Redaxe is dead, and his warband has been scattered. It will take many years, I suspect, but Gorchev and his people now have a real chance at rebuilding Prague. But the Harbinger has eluded us yet again. Did Uthgrim tell you anything before? The Harbinger offered Redaxe the remnants of Kul's hoard, just as she did to Kessler. But Redaxe wanted no part of it. He threatened to kill her, so she fled. He said she'd gone seeking the followers of Slaanesh in the Forest of Knives, but I have never heard of such a place. I would not expect you to. It's an ancient place, deep in the frozen wilds of Norska. An elven city used to stand there, long before the coming of chaos. If the gods are with us, I may be able to open its waystone and allow us to travel there. Mi pare giusto andarci con l'elfa allora. Othgrim called the Harbinger a southern witch. What does that mean? From Othgrim's perspective, anyone not from the Chaos Wastes is a southerner. But if she's not from the Wastes, then she must be from the Old World. Perhaps even from the Empire itself. It would explain how she was able to recruit Kessler and carry out the attack at Nuln. Don't be ridiculous. If she were from Nuln, the witch hunters would have found her and dealt with her long before she'd become a threat. We'll know the truth soon enough. For now, let's return to the forest. I must make preparations for the next phase of our journey. Va bene, allora raccogliamo quelle due cose che stanno a terra. Ok, vediamo subito di che si tratta. Un pugnale, perché no? Un arco che fa qualche danno in più, ma nulla di particolare. Bene, quindi a Praga abbiamo finito, praticamente. Buono. Ora dirigiamoci verso le terre ghiacciate. Magari facciamo la missione, faccio la missione iniziale. Ah, il cerchio che vedete qua si crea ogni tanto, questa sorta di... Sale salvatore del caos, sì, vabbè. E a me mi cura e riduce i miei danni. I nemici che ci vanno sopra invece diventano meno deboli e fanno meno male. I am ready to open the waystone to the Forest of Knives, young Asrai. I trust you are prepared. The path ahead will be perilous indeed.
perché di solito è prima di pericoli. I am ready for whatever dangers we may face, High Lore Master. Do not be so sure. The forest lies in the heart of Norska, which sits at the edge of the Chaos Wastes. The winds of magic blow wild there, corrupting everything they touch with the power of chaos. There's much more to it than that, High Lore Master. Much more. Do you want to tell her, or shall I? Fallo parlare un attimo, boss. Che rottura di balle sei. What is he talking about? He speaks of the Chaos God Slaanesh. We know her as she who thirsts, because she craves the souls of elven kind. Canso a pennello. Slaanesh is the god of excess. She corrupts by fulfilling one's darkest wishes and deepest hungers. In ancient times, her secret cults flourished among the Azir. You see? Not even the high and mighty elves are safe from the temptations of chaos. Once we reach the forest, I will remain close to the Waystone, where its energies will conceal my presence. I cannot risk drawing the attention of the cult until our mission. Ah, quindi Declis è un alto elfo. Non l'avevo capito, pensavo fosse un umano. Not to worry, High Lore Master. I will see to it that Alessa receives all the help she deserves. Cast your spell, and let us depart. Ok. Allora, dobbiamo andare alla pietra via. Prima io, vabbè, chiaramente vado da questo. Gli dico di scambiarmi sta roba. E poi faccio il solito, scusate, no? Il solito discorso delle abilità. Ho 4 punti. Solo 4 punti. Che schifo. Andiamo avanti. Allora, dobbiamo andare. Dove? Qua? Ah, sì. C'è scritto Forest. Frozen Forest di Knives. La foresta ghiacciata di pugnali. Ok. Raggiunto il livello 50, ok. Quindi abilità passive c'era scritto. Sigmar's bones! How did you get here? I have come from distant Prague on a mission for the Empire. But what about you? Who are all these people? Imperials and Kislevites, captured by Norse raiders. They bring their captives back to Norsk as slaves, or sacrifices to their foul gods. We're the lucky ones. We managed to escape. But we quickly learned that without a ship, there was no way to make it back to our homes. So we ended up here. We found the ruins of an old elven city deep in the forest, and plenty of food to eat. For a time, we thought we were safe. Until Skraeling arrived. Skraeling? Who is he? Thurgon Skraeling, the Norse warlord who joined Asavar Kul's horde. When Kul died at Kislev, Skraeling and his war band fled here. They've taken over an elven temple at the heart of the forest and desecrated it with their foul rituals. Now, Skraeling's people hunt us through the forest. Some they kill, others they drag off to the temple. Soon, there won't be any of us left. Does Skraeling have a companion? A sorceress who calls herself the Harbinger? How did you know? Eccola. Never mind that. I must get inside the temple. Can you help? I wish I could, friend. But right now, I have more urgent problems to solve. Impertinent wretch! We are agents of the Empire. What is wrong? Every time my people try to leave camp and hunt for food, Skraeling's men are waiting for them. We've been trapped here for weeks, and there's nothing left to eat. Quindi immagino che la nostra prima missione sarà vai a raccogliere del cibo oppure sgomina gli agenti di come si chiama? Di Skraeling per permettere alla gente di andare a cacciare. Fear not. Ecco. I will deal with these savages. Then when I return, you will help me get into the temple. Alone? Are you mad?
Skraelings men are vicious killers. And I am a huntress of the Dark Forest. Beneath these ancient trees, Skraelings men are merely prey. Ok. Giusto. Giusto, fagli sapere. Fatti valere, carissima. Allora. Quindi dice che ha raggiunto il grado di 50 tutto ciò che le abilità passive potrà potenziarle in seguito. Perciò, quella che adesso è questa qua, i danni aumentano dopo il movimento, potrei anche toglierla come questa qua. La regenerazione energia mediante il famiglio fornisce un bonus di riduzione dei danni e crea una piccola zona in cui i giocatori rigenerano salute e i nemici vengono danni subito meno 15%, rigenerazione salute. Questo è buono però. Però vediamo, domanda. Questi sono già i rovi più potenti, non li posso usare perché non ho abbastanza punti. E allora, io direi di fare così. Così io guadagno 12 punti. Poi vado qua e metto questi. Ok. Benissimo, poi mettiamo i punti. Il punto unico. Allora, vabbè, le abilità sue sono questo qua. Evochi i Dryad. E poi c'è quel primo nemico a metà di far apparire un piccolo Dryad. E ora ho preso questo qua. Le vocazioni infliggono più danni per le vocazioni. Quindi continuo così. Poi ci sarà questo qui per le mie Dryad. Evochi un piccolo gruppo di Dryad. Perché io sono già a livello 3, ma a livello 2 non l'avevo preso. Quindi effettivamente potrebbe essere utile. E per poi arrivare a questo qui, praticamente. Che comunque io le uso le vocazioni, quindi è bene che le mie vocazioni facciano più danno possibile. Allora, da questo momento in poi, come spesso accade, sto zitto. Quindi mettete la velocità aumentata, ci rivediamo dopo la fine della missione. Questo non lo so, è combinato in frammenti di diversi colori. Ah, questo non lo sapevo. Di un'abilità casuale. Figo. Ah. Questo è utile a saperlo, quindi devo combinare i frammenti, non c'è un cazzo da fa. No, eh. Uccidi i nemici. Allora, come sempre, ne accumuliamo un po'. Qua per esempio appaiono i puntini rossi, non capisco come funziona sta cosa, è un bug e nelle altre zone non appaiono nemici, qua invece sì. Ma
Okay. Usaci i marchi di Snellash. Recuperiamo un po' di energia. Questo è come a Praga con i tizi che potenziavano i loro alleati. Allora, là c'è un forziere che vorrei andare ad aprire. Vediamo un po' cosa avrà sto forziere. Nulla di interessante. Allora. Che poi devo tornare sempre indietro con questa qua, perché sennò mi perdo il bottino che ho fatto, che ho lasciato indietro. Ah vabbè, questa è un po' una sciocchezza. Ok, qualche robetta nuova. Vedremo solo a fine missione se sono cose interessanti o sono ciofeche. Allora, io le raccolgo ma non servono più a nulla. Cioè le abbiamo già prese. Ah no no, devo ancora prendere. No, pensavo di averle finite di prendere. Ho detto una strunzetta. Sembra interessante. Certo che è un arciere che cerca di colpire un elfo. Un po' un cretino, io manda. Ok, sì sì, venitemi dietro, va? Quanti siete? È interessante. Lo so. Non brillate di acume sicuramente. Ok. Hello. Ma salve. E dietro. E indietro, mostri orrendi. I don't have the energy. Ma va. Le abbiamo decimati. Le ho tenuti a debita distanza. Poi mi scordo sempre di evocare i miei Dryad, eh. Cioè, questo va detto. Una volta me lo scordo. Ah, perché sono così pochi? Forza! Leggendario. Che sono quei punti? Ah, eccoli. Ok.
Oh, le. È un posto veramente bello grosso questo, eh? Dai, vediamo come le affrontate, su. Niente, sono. Ah, poi gli fanno male, eh. Piano piano gli fanno male. Distruggi i marchi di Slinesh. Dove sta l'ultimo marchio? Me lo so perso? Dov'è l'ultimo marchio? Ah, là. Cioè, Ale. Benissimo, lascia la foresta di qua. Ok, vabbè, abbiamo sconfitto i vari tizi che infopostavano la foresta, quindi ora i nostri nuovi amichetti possono mandare le loro genti a fare la caccia. Giusto, giusto. Giustissimo. Giustissimo. La 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 ero la la. Allora, vediamo cosa abbiamo trovato anzitutto. Questa è buona, però questa fa 0,406, questa fa 4,4, quindi preferisco questa. Poi nulla di interessante. Bah, che schifo, niente. Dov'è il tipo? Ah. Bene, le abilità. Ho 9 punti abilità. Che cosa ho preso di nuovo? Questo è il massimo. I rovi ce li ho già. È livello 9. Ah, qua sono delle altre passive piccole. Vediamo un po'. Cos'è questo? Ah, beh, questo più buono, qualità del bottino, cavolacci. Un colpo critico. Ah, e la velocità ovviamente è meglio, dai. No. Allora, capriola tattica fornisce un bonus alla velocità di movimento e un bonus di riduzione danni. Se no, i danni subiti dal primo attacco vengono sempre insignificanti ridotti, la salute è al massimo. Se no, i danni di avvelenamento vengono aumentati. Ah, ma non ho abilità che danno avvelenamento. Ok, se no, potrei rimettere questa. Se no, mettiamo questa, perché io mi muovo sempre un sacco. Ok. Andiamo a parlare con il tipo, dai. I have finished my hunt. Tell your people the forest paths are safe for now. I can't believe it. What is your name, friend? I am Alessa. My companion is Witch Hunter Voss. We're in your debt, Alessa. The camp isn't much, but
You're welcome here. We've a merchant, if you've got any gear to sell. There are shrines as well. Ma io sti santuari non l'ho mai capiti come cacchio si usano. I need to tell my people for good news. Come back to me when you're ready. Ok, va bene, finiamo così. L'oro, punti di abilità extra. Benedizioni, gli oggetti possono essere benedetti nell'inventario. Ah, sì, vabbè. Prima non lo potevo fare, credo. Ok, io direi che per aver iniziato questo è tutto. Cioè, questo sembra un santuario, ma non mi ci fa pregare, vabbè. E poi la prossima volta continueremo da questo punto in poi. Lasciate un mi piace, condividete il video, anche se dubito lo farete. E la campanella, sti cavoli. E noi ci vediamo alla prossima con la nostra Elessa, con la voce un po' transettona. Non c'è niente di male, perché però insomma non è una voce da ciao, è una voce un po' più cavernosa, quindi insomma una milfona, anche se è più una guerriera milfona, vabbè, insomma una amazzone, vabbè, no, niente, comunque sti cavoli, che mi importa, basta che fa danno ai nemici, alle orde dei nemici, poi può essere anche la madre degli alien, la regina degli alien. Regà, buone cose.